trovato l'inganno, Barbara Romano. Il reddito di cittadinanza partirà solo in primavera, ma quando si tratta di ricevere soldi pubblici, i furbetti si danno subito da fare. Il governo promette battaglie trasgressori, ma già circolano escamotage su come aggirare i vincoli SEE, ovvero l'indicatore economico che stabilirà gli aventi diritto. Primo trucchetto, non farsi trovare con una casa di proprietà. Non ho un lavoro, ho però una casa. Come devo fare? Bisogna dare un comodato d'uso alla casa alla mamma e poi là che uno l'ha tolta dal caso. E in questo modo? Ho accesso al reddito cittadinanza. Per ricevere tutti i 780 euro senza averne diritto, poi bisogna fingersi single. Se vivo in casa con il mio fidanzato, che problemi ci sono? Bisogna che entrambi non usate reddito. E lui però lavora, io no. Se lui lavora è meglio fargli fare un domicilio che non una residenza piena. Per abbassare l'ISEE è bandito anche il matrimonio, anzi c'è già chi pianifica finte separazioni. Altro tipo di raggiro invece scatta se al reddito hai diritto, ma non lo vuoi spendere secondo i vincoli imposti dalla legge. Potrebbero effettivamente andare in un supermercato, fare la spesa e poi uscire, cedere questa spesa a un'altra persona e farsi dare i contanti. Poiché i 780 euro scadono ogni mese e non si possono accumulare, piuttosto che acquistare chili di spesa da congelare, qualcuno proverà a vendere la sua carta e non aventi diritto. Perché alle casse, chi controllerà?